Ben trovati ad un nuovo appuntamento con il TG Wine News ed eventi dal mondo del vino. È uscita la classifica delle classifiche della rivista Gentleman di Milano Finanze, che come ogni anno redige la top 50 vini bianchi e la top 100 vini rossi. La classifica viene redatta sommando i punteggi delle sei più autorevoli guide. Si tratta del Gambero Rosso, di Vite dell'Ais, Bibenda della Fissa, Luca Maroni, i migliori vini d'Italia, Daniele Cernilli con la sua guida essenziale ai vini d'Italia e i vini di Veronelli. A sorpresa, nella top 50 vini bianchi, ben al settimo posto, si è piazzato un vino laziale. Si tratta del Donna Adriana 2019 dell'azienda Castel De Pauris. Della stessa azienda, nella top 100 vini rossi, al 43esimo posto, c'è anche i Quattro Mori. Quindi complimenti al Lazio e soprattutto all'azienda Castel De Pauris. Bollino nero per il vino, un tweet di Serge Erkerg, l'inventore del Nutri-Score, la famigerata etichetta a semaforo, ha scatenato il putiferio sul web. L'inventore del Nutri-Score ha infatti proposto addirittura una F nera da apporre a qualsiasi prodotto contenga dell'alcol. Tutto questo per allertare il consumatore della massima pericolosità. Se la proposta dovesse andare avanti e diventare norma a livello comunitario, il vino rientrerebbe nei prodotti da evitare. Ed è giunto il momento del nostro partner Wine Go Shop, l'eccellenza dei sapori a portata di click. Facciamo subito entrare in studio Ettore Aimi, ben trovato Ettore, Ben trovati a te, Serena, ben trovati a te, ben trovati a te. e soprattutto personal sommelier, questo lo ricordiamo sempre, lo potete chiamare quasi H24, diciamo, anche la domenica ci ha detto l'altra volta, ricordiamo il numero 380-1875-585. Stanno arrivando le chiamate, Ettore? Accidenti, accidenti. Poi tra l'altro ho avuto una telefonata anche abbastanza antipatica in settimana, ma sono convinto che non era un nostro followers, ma un concorrente, perché poi ne parleremo successivamente. Ma se uno deve chiamare per fare la polemica o per entrare in antagonismo, eviti proprio di chiamare. Perde tempo lui, lo fa perdere a me. Io sono una risorsa. Quindi, se uno non condivide quello che io dico, amen. Cioè, va bene così. Ok, quindi poi insomma Certo, ne parleremo successivamente. se lo può evitare, insomma, anche perché invece sono tanti i followers che chiamano per consigli, per abbinamenti, per cosa comprare, insomma, e seguono il nostro TG Wine. Allora, Ettore, questa sera di che cosa parliamo? Che cosa ci proponi? Si avvicina San Valentino, eh? Allora, infatti, Serena, sì, lunedì prossimo è San Valentino ed allora per premiare i nostri followers in love, oggi ti voglio parlare di un grande vino da sempre presente sul sito di Wine Go Shop, ovvero d'autore 2016 dell'azienda Le Sode di Sant'Angelo. Questa è una piccola meravigliosa realtà maremmana che si trova a Monte Bamboli, è una frazione di Massa Marittimica. Siamo nel Grossetano. D'autore 2016, la cui etichetta riprende un quadro di Paolo Golinelli, è un blend ottenuto con le migliori uve di Alicante e Merlot, coltivate su un terreno fortemente metallifero e gessoso, che insieme alle brezze marine provenienti dal Golfo di Follonica rendono il terroir delle Sode non solo unico ma anche spettacolare. D'autore 2016 vinifica in acciaio per 10 giorni e dopodiché affina per almeno 16 mesi in barrique di rovere francese e bulgaro. Alla visiva si presenta con un bel rosso rubino intenso, all'olfattiva i sentori di mora, mirtilli e vaniglia sono i sentori predominanti, mentre alla gustativa risulta fortemente caldo, avvolgente e potente. E quindi Serena, quale miglior vino da accompagnare per San Valentino?
Esatto. Io intanto stavo mettendo il codice sconto sotto perché lo ricordiamo, che chi ordina il d'autore questa settimana ha uno sconto sul sito di Wine Go Shop. Il codice sconto noi lo vedete in sovrimpressione, ma adesso lo cerchiamo anche più grande. Eccolo qui. Questa settimana è TGW 1002, che è la data in cui va in onda il nostro TG, giusto? Giustissimo, giustissimo. Questa azienda Serena merita di essere assolutamente visitata. Peraltro, si va e si torna comodamente in giornata. Ed allora, come dice il proverbio, a buon intenditor, poche parole, chiamatemi in settimana e riceverete una bellissima sorpresa. Eh sì, no, intanto io ho fatto vedere qualche immagine della nostra gita che era poco prima dell'estate, insomma, quest'estate alle soglie di Sant'Angelo, che ne vale veramente la pena. Abbiamo fatto vedere infatti il paesaggio, siamo proprio nel cuore della Maremma, insomma, niente male. Quindi, insomma, se ti chiamano una sorpresa, quindi oltre al Una codice sorpresa. sconto, una sorpresa Oltre al codice per... sconto, sì. Faccio scoprire. Una sorpresa a chi chiama e chi mi dice: allora, qual è questa Bene. sorpresa? Sull'esodo, ho visto l'ultima puntata. Qual è questa sorpresa? Bene, bene, non riveliamo altro, non Non riveliamo riveliamo, altro. non riveliamo. Manderemo le fotografie la prossima puntata. Bene, allora, quindi consigliamo il d'autore anche perché, scusami, questo lo voglio dire per il cuore, Per il cuore, per San Valentino, insomma, sì, oltre ad essere un grande un vino, diciamo che il grandissimo vino, cuore esattamente, esattamente, esattamente. non Che tra poteva l'altro essere diversamente, insomma. ti dico che le ultime etichette, le ultime bottiglie disponibili di quest'annata, la 2016, ce l'ha solo Wingo, e quindi Certo. diventa non solo un must, ma anche un cult. Bene, bene. Allora, grazie, grazie Ettore dei tuoi preziosi consigli e noi ci vediamo come Grazie a voi. sempre giovedì prossimo. Ciao Alla Ettore. prossima, arrivederci. E continuiamo il nostro TG con gli appuntamenti che vi segnaliamo per la settimana. Come dicevamo anche con Ettore lunedì a San Valentino, tante le cantine che stanno organizzando degli eventi, noi ve ne segnaliamo uno. Andiamo ad Urbisaglia nelle Marche, dove Tenute Murola ha organizzato per domenica 13 febbraio, quindi anticipa un giorno, la degustazione d'amore. Ci saranno quattro assaggi di vino abbinati a dei piatti del ristorante Seta cruda per passare appunto una domenica d'amore in cantina. E proseguiamo con gli appuntamenti. La prossima sarà la settimana di Wine Paris and Vin Expo Paris 2022, dal 14 al 16 febbraio nella capitale francese, 2.800 espositori da ben 31 paesi. E finiamo i nostri appuntamenti con Van 2022. Il 6 e 7 marzo arrivano i vignaioli artigiani naturali alla Città dell'Altra Economia a Testaccio a Roma. Bene, questo era il nostro ultimo appuntamento. Mi raccomando, continuate a seguirci sulla TG Wine, un like e una condivisione. E noi, come sempre, ci vediamo giovedì prossimo. Cheers!